cominciamo con trattare un po' di conversione statica. Si tratta naturalmente di informazioni a carattere abbastanza generale, qualche volta entreremo nel dettaglio proprio perché a volte informazioni generali rimarrebbero nel vuoto se non parlassimo di alcuni dettagli, ma sostanzialmente ciò che faremo di conversione statica saranno delle nozioni di base di conversione. E in particolare noi vedremo come sono fatti, più che studiare, insomma, vedremo come sono fatti i convertitori dedicati agli azionamenti elettrici. In questa diapositiva potete, che mi sembra una volta sia stata già proposta durante il corso, sì, sicuramente sì, all'inizio del corso ho proposto questa diapositiva, potete vedere che sono stati, diciamo così, divisi in diversi blocchi, in diverse categorie. Tutti questi blocchi che voi vedete sono divisi in diverse categorie. Il primo blocco, quello diciamo così di colore azzurro, lo sfondo, rappresenta l'intero azionamento, quindi questo qui è l'azionamento. Ci sono dei blocchi di colore giallo che rappresentano la sezione di controllo dell'azionamento, quindi sostanzialmente realizzati con elettronica di segnale, e dei blocchi di colore azzurro più chiaro, quasi bianco, che rappresentano gli elementi che sono in grado di trasferire potenza dalla rete, qui potenza elettrica dalla rete, trasformarla con un primo tipo di convertitore che fra poco vedremo in che cosa consiste, trasformarla ancora la potenza elettrica con un secondo convertitore che vedete qui e infine trasferirla al motore elettrico, il quale a sua volta la potenza a questo punto assumerà la forma di potenza meccanica, mentre fino a questo punto era solo potenza elettrica. Qui sarà naturalmente potenza meccanica, verrà ovviamente tramite gli organi di trasmissione trasferita a una macchina operatrice, un utilizzatore, insomma qualunque cosa esso sia all'interno. Come vedete, la macchina operatrice è stata inserita all'interno dell'azionamento perché molto spesso grandezze fisiche relative alla macchina operatrice, tipo la velocità, la posizione, la temperatura o altre grandezze fisiche, poi vengono retroazionate in qualche modo verso il sistema di controllo, verso il convertitore principale, eccetera, in modo tale che poi dopo possano essere prese in considerazione per un controllo ottimale appunto della cinematica e della dinamica della macchina operatrice. Quello che faremo in queste poche lezioni sarà occuparci sostanzialmente di questo tipo di convertitore qui e di quest'altro tipo di convertitore qui, cioè si tratta di due convertitori abbastanza diversi. Questo è un convertitore che trasforma l'energia elettrica di rete caratterizzata da una tensione V espressa ovviamente in valore efficace, quindi RMS, e una frequenza F che è la frequenza di rete industriale, normalmente lo scrivo qui 50 Hz. Normalmente 50 Hz, potrebbe ovviamente essere diversa la frequenza, però normalmente è quella. Questo convertitore quasi sempre, ecco, devo aprire una piccola parentesi, quello che studieremo qui, diciamo così, sono le caratteristiche generali più comuni degli azionamenti elettrici. Questo non significa che siano, diciamo, quelle in assoluto le uniche. Potrebbe anche esistere un azionamento elettrico con caratteristiche diverse da quelle che studieremo noi, però diciamo queste qui sono quelle più comuni e quindi sono quelle che andremo a studiare. Quindi la potenza elettrica entra caratterizzata da una tensione ed una frequenza, verrà trasformata dal primo convertitore in questo punto qui, chiamiamolo punto A, in modo tale che faremo questo qui, lo chiamiamo punto B, in modo tale da fare un
un riferimento un po' più preciso. E naturalmente sul punto A la caratteristica della potenza, è sempre potenza elettrica si tratta, ma sarà caratterizzata da grandezze elettriche diverse. Per esempio potrebbe essere una tensione, qui non lo posso scrivere, non mi fa scrivere, sul punto A, potrebbe essere caratterizzata da una tensione in continuo, la scrivo semplicemente così, per dire che si tratta di una tensione in continuo, e ovviamente non ha senso più parlare di frequenza, è semplicemente il punto A, quindi questo tipo di convertitore trasforma l'energia elettrica, la potenza elettrica, da una forma in corrente alternata ad una forma in corrente continua. Il secondo tipo di convertitore trasforma sempre la potenza elettrica, l'energia elettrica, in una grandezza che può essere utile al motore elettrico. Noi, come abbiamo visto, i motori elettrici hanno delle caratteristiche di funzionamento, cioè hanno un funzionamento legato di solito ad un campo rotante, se si tratta di macchine in corrente alternata, no? Quindi sul punto C deve essere presente di nuovo una potenza elettrica, dove avremo una tensione naturalmente in grandezza alternata ed una frequenza F, che saranno diverse, di solito saranno diverse dalla tensione di rete e dalla frequenza di 50 Hz. Quindi posso scrivere che di solito questa frequenza F è diversa da 50 Hz e questa tensione qui in corrente alternata sarà diversa dalla tensione di rete. Diversa dalla tensione di rete. Non solo possono assumere grandezze e valori diversi, ma possono essere variate con continuità. Quindi sul punto C la tensione può assumere valori variabili da un valore minimo a un valore massimo, così come anche la frequenza. Quindi, riassumendo, cancelliamo un attimo tutto questo, quello che abbiamo disegnato qui per evitare di fare ulteriore confusione. Quindi abbiamo sostanzialmente tre punti dove la potenza elettrica assume forme diverse. Il primo punto, punto B, che abbiamo chiamato punto B qui, punto B, è caratterizzato da tensione e frequenza di rete. Punto A qui è caratterizzato dal fatto di essere una tensione in continuo e ovviamente non si parla di frequenza. Punto C qui caratterizzato da tensione variabile da un valore minimo a un valore massimo ed una frequenza variabile da un valore minimo ad un valore massimo. Quindi questo è quello che fondamentalmente noi ci apprestiamo a studiare, a leggere e a trattare in questo corso. Si tratta di due tipi di convertitori. Il primo convertitore trasforma la tensione alternata in una tensione continua e per questo motivo viene spesso disegnato con questo simbolo, un rettangolo con una sbarra al centro. Qui si mette il simbolo della tensione alternata e qui si mette il simbolo della tensione continua. Ecco, questo è, diciamo così, è schematicamente il convertitore C1, questo qui, C1, viene schematizzato di solito con questo simbolo per dire, guarda, questo oggetto trasforma la tensione alternata in una tensione continua. Il secondo convertitore naturalmente dovrà fare l'opposto, quindi il secondo convertitore, chiamiamolo C2, questo qui è C1, viene indicato schematicamente con un rettangolo dove ci sarà naturalmente la tensione continua in ingresso
e una tensione alternata in uscita. Questo primo convertitore, manco a dirlo, ti do subito la parola, manco a dirlo, si chiama convertitore AC-DC. AC sbarra DC, proprio sa di indicare la trasformazione di una corrente alternata, di una tensione alternata in una tensione continua. Il secondo convertitore naturalmente prende spesso la denominazione di convertitore DC-AC. Oppure inverter. Lo scrivo qui sotto, quindi convertitore C2 inverter. Il convertitore C1 raddrizzatore. Ok, parola? Domanda? Perché il motore, trattandosi di un azionamento, si tratta di un azionamento a velocità variabile, quindi velocità variabile, a coppia variabile, a posizione variabile, cioè dipende dalle esigenze della macchina operatrice. Per far funzionare un motore elettrico a velocità variabile, a posizione determinata, insomma, per poterne controllare la dinamica in tutti i modi, è necessario fare in modo che la tensione V e la frequenza F siano regolabili con continuità, da un valore minimo a un valore massimo, tutte e due. Quindi io non posso alimentarlo dalla tensione di rete, che mi fornisce soltanto 50 Hz e mi fornisce soltanto una tensione costante, sostanzialmente costante. Quindi devo, per poter trasformare una tensione di rete che è a 50 Hz, è, che ne so, immaginiamo di avere una tensione di rete che è la tensione industriale a bassa tensione, V uguale 400 volt, concatenata 400 volt, certo io non posso pretendere che un motore possa essere regolato con continuità ad una velocità variabile con 50 Hz e una tensione così costante. Devo procedere a un sistema che ne trasformi le caratteristiche della potenza elettrica. Conviene passare da una tensione continua, qui, in questo punto, quindi trasformare la tensione alternata in una tensione continua e poi trasformare di nuovo la tensione continua in una tensione alternata, questa volta variabile, con continuità. Si potrebbe fare, infatti lo si fa, ci sono alcuni convertitori che fanno tutto quello che vi ho detto, unendo le funzioni di entrambi i convertitori, ma hanno delle caratteristiche abbastanza diverse, sono per esempio ciclo convertitori e hanno delle performance diverse rispetto a quelle che vi illustro ora, e possono essere utilizzati per grandissime macchine elettriche. Per azionamenti di tipo industriale si preferisce sempre questa configurazione qui. Benissimo, ora andiamo un po' più nel dettaglio di queste, vediamo un pochino. Noi abbiamo visto che ci sono quindi convertitori di tipo, già abbiamo fatto una specie di classifica, no? Naturalmente esistono convertitori quindi AC-DC, possono esistere convertitori DC-AC, e esistono naturalmente convertitori DC-DC, e per allacciarmi alla domanda che aveva fatto lui, anche convertitori AC-AC. Esistono tutte le possibili combinazioni in un unico blocco, però è evidente che se io volessi fare una conversione AC-AC, ovviamente posso passare da un convertitore
AC DC. Da un convertitore AC DC ad un convertitore DC AC operando la stessa tipo di conversione, no? Quindi dal punto di vista logico, non tanto elettrico neanche tanto fisico, questo passaggio equivale naturalmente a fare questa cosa qui. I convertitori DC-DC sono un oggetto che non studieremo nel dettaglio se non all'inizio, perché ci permette di capire un po' il principio di funzionamento anche degli altri convertitori. Il convertitore DC-DC è evidente, trasforma una tensione continua in un'altra tensione continua, può essere una tensione continua variabile, una tensione costante, può essere una tensione diversa rispetto a quella d'ingresso, può fare diverse operazioni. Quindi già questa è una prima classificazione dei convertitori, no? Però è una classificazione abbastanza banale e ovvia sostanzialmente. Un convertitore può essere anche considerato come un oggetto in grado di trasferire flusso di potenza in ingresso all'uscita, però diciamo che il convertitore funziona un po' come un sistema di regolazione. Il flusso di potenza in ingresso e il flusso di potenza in uscita possono essere regolati in qualche modo, e per poter essere regolati, diciamo, all'interno del convertitore deve esserci un minimo di logica, e quindi la logica a sua volta deve ricevere e trasmettere un flusso di dati verso l'esterno in modo tale che poi il convertitore abbia la possibilità di comunicare e di essere controllato dall'esterno. Come vedete, le due frecce con le quali sono stati indicati il flusso di potenza in ingresso e il flusso di potenza in uscita, anzi qui addirittura non è neanche indicato qual è l'ingresso e qual è l'uscita, noi per abitudine diciamo che l'ingresso sta a sinistra e l'uscita sta a destra, però in questo disegno qui non è neanche evidenziata questa cosa qui, perché in linea di principio il convertitore potrebbe anche essere tipo bidirezionale. Tutti i convertitori possono essere di tipo bidirezionale, anche se molto spesso all'interno dell'azionamento, come in questo caso qui, questo tipo di convertitore è raramente bidirezionale, per cui questo tipo di convertitore qui è unidirezionale, cioè la potenza può fluire soltanto dalla rete, dal punto B al punto A. Di solito succede così. Ciò nonostante, io potrei in qualche modo potrei realizzare un convertitore AC DC anch'esso bidirezionale, però sarebbe abbastanza più costoso e molto spesso anche poco utile, per cui di solito questo tipo di convertitore qui è unidirezionale. Mentre invece quest'altro tipo di convertitore nel progetto del convertitore nasce naturalmente bidirezionale. È naturalmente bidirezionale, quindi il convertitore DC AC, per come è realizzato, per i dispositivi elettronici che sono stati utilizzati per poterlo costruire, per poterlo progettare, nasce naturalmente bidirezionale. Questo qui invece può non esserlo. È evidente che in questo caso, se uno di questi due convertitori, o il primo, questo qui, oppure il secondo, uno dei due è unidirezionale, mentre l'altro è bidirezionale, tutto il sistema ritorna ad essere unidirezionale. Perché è evidente che anche se il secondo convertitore permettesse un flusso di energia da destra verso sinistra, quest'altro non lo permetterebbe, quindi il flusso complessivo di energia potrebbe andare soltanto da sinistra verso destra, quindi potrebbe essere soltanto di tipo unidirezionale. Ma che significa nel nostro caso unidirezionale e bidirezionale? Cioè, mentre voi dal punto di vista logico lo sapete, cioè ci riferiamo al flusso di potenza, allora guardiamo, osserviamo il convertitore come se fosse un doppio bipolo. Può non essere un doppio bipolo, potrebbe essere un doppio tripolo, un doppio quadripolo, cioè qui potrebbero esserci tanti morsetti
sia a sinistra che a destra, però nel caso più semplice, diciamo così, almeno è un doppio bipolo. Allora, applicando le note convenzioni dell'utilizzatore a sinistra e del generatore a destra, allora vediamo che i flussi di potenza possono fluire, cioè i flussi di potenza sono considerati positivi se entrano nei morsetti di sinistra e la potenza esce dal morsetto di destra. Se consideriamo i segni della corrente e della tensione, allora ci rendiamo conto che se corrente e tensione possono essere soltanto positive, e allora il convertitore è di tipo unidirezionale, perché naturalmente lavoriamo solo nel primo quadrante e quindi il segno della potenza elettrica che entra può soltanto essere positivo. Se invece una qualsiasi delle grandezze elettriche, cioè o la corrente d'ingresso o la tensione d'ingresso, avesse la possibilità di cambiare segno, e allora per esempio nel caso potesse cambiare segno la tensione d'ingresso, e allora come vedete in questo caso qui il segno della potenza in ingresso era positivo, qui rimane ovviamente positivo, mentre qui il segno della potenza in ingresso potrebbe cambiare segno e diventare negativo. In questo caso avremmo un convertitore bidirezionale. La stessa cosa, inutile che continuo a... la stessa cosa succederebbe se si invertisse soltanto la corrente di ingresso, mentre la tensione di ingresso potesse rimanere sempre positiva. Naturalmente, se si invertono entrambe, vado a lavorare in tutti e quattro i quadranti, quindi ho un convertitore totalmente bidirezionale. In questo caso avrei un flusso di potenza positivo e positivo nel primo e nel terzo quadrante, avrei dei flussi di potenza negativi nel secondo e nel quarto quadrante. Tutto è abbastanza semplice questa cosa. Allora, abbiamo visto che all'interno di un convertitore ci sta un minimo di elettronica di segnale, ci deve essere un minimo, poi in realtà non è tanto un minimo, ce n'è tanta di elettronica di segnale, però diciamo il minimo indispensabile è quello che è la presenza di una sezione di potenza, quindi un'elettronica, qui c'è una distinzione quindi tra elettronica di potenza, e qui ci scrivo elettronica di potenza, e un diciamo così, dividiamo il convertitore in due parti, e poi c'è un'elettronica di segnale che è costituita da un modulatore, che in pratica è un dispositivo che controlla i dispositivi di potenza presenti nell'elettronica di potenza, e un'elettronica di controllo che dice al modulatore come elaborare i segnali e in base a questi definire gli stati di accensione e spegnimento della sezione di potenza. Ora, può darsi che queste parole che vi sto dicendo ora vi risultino leggermente diciamo così criptiche, cioè che cos'è l'elettronica di potenza, che cos'è l'elettronica di segnale, no? Beh, per il momento basti sapere che l'elettronica di potenza è in grado di trattare la potenza elettrica, quindi potenza elettrica è quella che fa muovere l'azionamento, quindi si tratta di elevate correnti e tensioni altrettanto grandi. L'elettronica di segnale è in grado soltanto di elaborare dei segnali, quindi se, ovviamente i segnali si tratta di segnali elettrici, digitali, quindi di potenza estremamente bassa, assolutamente non confrontabili con le tensioni e le correnti che circolano in questa sezione qui. Sono due tipologie di elettronica completamente diverse. Per il momento è sufficiente che io vi dica questo, e poi dopo andremo a vedere un po' più nel dettaglio, così vi renderete conto come è realizzata soprattutto l'elettronica potenza. Diciamo che quella di segnale forse vi è più familiare, no? Perché avete spesso nella vita quotidiana a che fare, già il vostro calcolatore è un sistema dove regna ovviamente l'elettronica di segnale, l'elettronica digitale, però anche nel vostro calcolatore c'è un po' di elettronica di potenza, soprattutto nei sistemi di alimentazione,
nell'alimentatore che permette di alimentare l'elettronica di segnale dalla rete e trasferisce potenza poi dopo a tutti i dispositivi di segnale che sono presenti all'interno del vostro PC. Ok, procediamo, andiamo avanti. Allora, cominciamo a vedere un po' l'elettronica di potenza in che cosa può consistere. Questa che vedete qui si chiama cella di parzializzazione di tensione, in particolare questa che vedete qui nel rettangolo di colore un po' più scuro, è una cella di parzializzazione di tensione. Allora, prima di farvi vedere il funzionamento di questo oggetto, è evidente che aiuterebbe molto sapere dove vogliamo andare a parare. Cioè, che cos'è questo oggetto, ma a che cosa serve soprattutto. Allora, quello che potete osservare è che a sinistra avete un generatore di tensione, mentre qui a destra avete una rete elettrica che è parzialmente passiva, perché diciamo parzialmente, perché c'è anche in questo caso qui un generatore di tensione. Di tensione, qui c'è una resistenza, un'induttanza, e in questa maglia qui circola, potrebbe circolare una corrente I. Diciamo, questo schema sta a simulare, voi fra poco lo dovreste studiare un pochino, sta a simulare, è un circuito equivalente di una macchina elettrica in corrente continua. Quindi potrebbe essere il simbolo di una macchina elettrica in corrente continua, potrebbe essere una cosa del genere. Se voi avete già cominciato a studiare un po' la macchina in corrente continua, ve ne renderete conto. Così come un po' tutte le macchine hanno una forza elettromotrice indotta, hanno delle resistenze negli avvolgimenti statorici, hanno delle induttanze di dispersione, macchina in corrente alternata, anche la macchina in corrente continua può essere modellizzata da un generatore di forza elettromotrice in continua, quindi una E in corrente continua, una resistenza che è la resistenza dell'avvolgimento principale della macchina in corrente continua, è un'induttanza che è l'induttanza degli avvolgimenti. Qualcuno potrebbe dire, ma se qui stiamo lavorando in corrente continua, l'induttanza a che serve? In effetti potrebbe avere ragione, se non fosse per il fatto che potremmo essere di fronte a dei transitori, cioè nel momento in cui io applico un gradino di tensione, naturalmente la corrente si evolverà nel tempo sulla base anche di quanto vale il valore dell'induttanza degli avvolgimenti. Poi a regime naturalmente il valore di corrente si stabilizzerà su una grandezza che è calcolabile con una formula, ed in questa formula non compare la L. Però diciamo così, in linea di principio, siccome potrebbe verificarsi un transitorio, per il momento prendiamo in considerazione anche la presenza dell'induttanza L. Allora, quindi quello che vedete qui, che cos'è? È l'insieme di tre oggetti collegati tra di loro, che sono il generatore di tensione a monte, che è una tensione che assumiamo essere costante, una cella di parzializzazione di tensione, che è quella che vedete qui all'interno di questo rettangolo, che praticamente è un doppio bipolo, ed una rete sostanzialmente passiva, perché è formata da un'induttanza, da una resistenza e da una tensione E, che potrebbe essere variabile, ma noi assumiamo per il momento essere costante, in modo tale da semplificare i nostri calcoli, e quindi comunque è una rete che possiamo trattare dal punto di vista elettrico come una rete passiva. L'obiettivo della cella di parzializzazione di tensione è quello di fare in modo che il valore medio della tensione di uscita, cioè la V out, la tensione presente ai morsetti della cella di parzializzazione di tensione,
sia più basso rispetto al valore medio della tensione d'ingresso B. Quindi fare in modo che V out sia inferiore alla tensione B. E stiamo parlando di valori medi, quindi così come l'ho scritto qui non sarebbe tanto corretto, sarebbe più corretto invece indicarlo in questo modo: valore medio della tensione B inferiore, minore del valore medio della tensione B out. Qual è la tecnica per ottenere questo fatto, ottenere questo obiettivo, raggiungere questo obiettivo? Allora, vediamo prima che cosa ci sta dentro questa cella di parzializzazione di tensione. C'è un oggetto che noi chiamiamo deviatore, questo strano oggetto qui, un deviatore. Che cosa fa questo deviatore? Può assumere due stati possibili. Chiamiamolo stato 0 quando il contatto mobile, che è questo centrale, è unito al contatto basso di questa, di questo deviatore. Sono tre i punti che il deviatore può, è collegato, quindi è un, diciamo così, è un tripolo. Quindi nello stato 0 il contatto mobile è in contatto col contatto fisso inferiore. Nello stato 1 invece il deviatore è in contatto con il contatto superiore. Quindi i possibili stati di questa cella di parzializzazione sono due, stato 0 e stato 1. D'accordo? Ora, che cosa succede nello stato 0 alla tensione di uscita? Beh, è evidente perché nello stato 0, cioè quando il deviatore è in questa posizione, questi contatti rappresentano un cortocircuito sui morsetti di uscita, e quindi nello stato 0 avremo che la tensione V out è uguale, quindi questo V out è uguale a 0. Nello stato 1 invece il deviatore assume quest'altra posizione, e quindi è ancora evidente che nello stato 1 la V out assume una tensione pari a V. Oh, c'è anche un altro fatto da dire. Noi abbiamo assunto la tensione V di ingresso costante, quindi è continua naturalmente, costante e continua, quindi è anche vero che il valore medio della tensione V di ingresso coincide con la tensione V, naturalmente. Quindi potremmo anche evitare di mettere il simbolo di valore medio alla grandezza B. Quindi, ora, se commutiamo questa cella di parzializzazione di tensione dallo stato 0 allo stato 1 nel tempo, osserviamo, possiamo tracciare un grafico della tensione V out in funzione del tempo e osservare come una volta assume il valore 0, quando ci troviamo allo stato 1 assume il valore V, quando sta nello stato 0 assume 0, quando stiamo nello stato 1 il valore V, e così via. Quindi qui possiamo dire stato 0, stato 1, stato 0, stato 1, e così via. A questo punto, se questa è la tensione V out funzione del tempo, V out di T, valore istantaneo perché qui viene indicata con una lettera minuscola, è evidente che è possibile calcolare il valore medio di questa grandezza. Una cosa importante è vedere e verificare che il valore massimo di questa grandezza è proprio corrispondente a V. Allora, il valore medio
valore medio di questa grandezza, cioè la, il valore medio di V out, si può calcolare come, voi me lo insegnate, 1 su T, se esiste un periodo, deve esistere, altrimenti il periodo, il valore medio non è calcolabile, il valore medio si può calcolare solo su una funzione periodica, per l'integrale che va, a questo punto dobbiamo scegliere gli estremi di integrazione, cioè gli estremi del periodo T che abbiamo, individuato. Quindi supponiamo che il periodo T vada da qui a qui, quindi questo qui è il periodo T, e quindi a questo punto possiamo scrivere che va da, supponiamo che questo qui sia il valore T1, e questo qui sia il tempo T2, possiamo scrivere l'integrale che va da T1 a T2 di che cosa? Della V out di T in dt. E naturalmente questo integrale si può dividere in due integrali, osservando che esiste un intervallo di tempo che chiamiamo T3, che è intermedio, quindi T3 si trova tra T1 e T2, e quindi se questo sarà uguale a 1 diviso T per, secondo facciamo direttamente, V out da T1 a T2 a T3 più V out da T3 a T2. E quindi è evidente a questo punto che possiamo anche scrivere che questo integrale sarà uguale, senza fare ulteriori passaggi perché sono davvero inutili, 1 diviso T per la tensione V che moltiplica l'intervallo di tempo che va da T3 meno a T1. Mentre V out che va da T2 a T3 è ovviamente uguale a 0, perché è 0 la tensione di uscita. Quindi il valore medio V out è uguale a questa grandezza in modo abbastanza banale. A questo punto è utile definire una grandezza che è uguale, a questo punto potremmo anche scrivere che questo qui è uguale alla tensione V per una grandezza che noi chiamiamo D. Che cos'è questa grandezza D? La scrivo qui sopra, anzi qua, qua sopra. La grandezza D viene definita come l'intervallo di tempo durante il quale la tensione di uscita è uguale a V, che è T3 meno T1, diviso l'intero periodo T. Questo numero si chiama duty cycle. È una U, non è una O, ok? Ci sono domande? Ora, questo, siccome questa definizione è abbastanza banale, la cancello, quindi è evidente, cancello anche
l'integrale, no vabbè lo lascio, se mi serve lo spazio lo cancello. E allora a questo punto abbiamo che il valore medio, lo riscrivo, di V out è uguale alla tensione V per D. C'è anche un'altra cosa importante da aggiungere, che il duty cycle D a sua volta potrebbe essere variabile. Cioè, può, in questo caso io ho fatto un duty cycle D pari a 0,5, perché così come l'ho disegnato, ho fatto un disegno in cui l'intervallo di tempo da T3 a T1 è praticamente la metà dell'intervallo di tempo T grande. E quindi il rapporto tra i due è 0,5. Ma poteva essere benissimo, ad esempio, un quarto. Per esempio, se facessi così, se avessi disegnato la forma d'onda in questo modo qui, avrei avuto D circa, ovviamente non è un disegno esatto, avrei avuto circa D uguale 0,25. A volte D viene espresso in termini percentuali, moltiplicando per 100 nuovamente il rapporto T3 meno T1 diviso T. E quindi in questo caso potrei dire che D è del 25%, mentre nel caso precedente D era del 50%. Però noi ci fermiamo, diciamo così, ad un'espressione normale, che è quella il rapporto semplicemente a T3 e T1. Quindi a questo punto posso dire che la tensione media V out è una grandezza funzione della tensione d'ingresso V, ovviamente, ma anche del duty cycle, tant'è che potrei anche definire una caratteristica di questa cella di commutazione e scrivere V out e D, e scrivere qui V, qui 1, individuare il punto di coordinate 1V e tracciare una linea più o meno dritta, facciamola con la riga, così viene meglio, una riga dritta, così, che è la caratteristica di uscita, anzi mi pare che sta dopo, nella diapositiva successiva, no vabbè, la vedremo dopo, che è la caratteristica di uscita della cella di parzializzazione. È evidente che qui ci si riferisce al valore medio, attenzione, sempre al valore medio. Perché questa cosa è abbastanza utile? Ovviamente perché ci permette di, qualcuno potrebbe dire, vabbè, tu hai fatto semplicemente un dispositivo che parzializza la tensione, che te ne fa di questa cosa? Ogni volta che io applico a valle di una tensione ad onda quadra, perché sostanzialmente questa è una tensione a onda quadra con un determinato duty cycle, ora cerchiamo di utilizzare un po' una terminologia un po' più libera, perché abbiamo definito il duty cycle, abbiamo definito, quindi questa qui sostanzialmente è una forma d'onda rettangolare con un determinato duty cycle. Ogni volta che applico questa tensione ad un carico, che è questo, cioè questa maglia di uscita, che è dotato di una induttanza, di un induttore qui, posso osservare che la corrente I che si sviluppa all'interno di questa maglia ha delle caratteristiche particolari. Naturalmente voi conoscete già dall'elettrotecnica quello che succede a una rete LR se applicate a questa rete, a questo bipolo, una tensione che inizialmente era uguale a zero, quindi disegniamola su un diagramma nel tempo T,
inizialmente è uguale a 0 e poi presenta un gradino, pari a V ma M, per esempio. Allora, già conoscete quanto, come si sviluppa la corrente all'interno di questo, di questa rete. Ve lo ricordate? Più o meno? Io più o meno cerco di ricordarlo a memoria. Prima la disegno e dico, fino a che la tensione è uguale a zero, ovviamente il valore di corrente sarà il valore di corrente, diciamo, iniziale, in questo punto qui. Assumo che sia uguale a zero il valore di corrente. Quindi fino a che il valore di tensione è uguale a zero, anche la corrente sarà uguale a zero. Dopodiché la corrente si svilupperà in questo modo qui, cioè secondo un esponenziale smorzato, fino a raggiungere un valore di regime. Qual è questa funzione? Questa funzione, cancelliamo qui sotto, mi serve un po' di spazio, se riesco a fare un... No, lo facciamo dopo. Allora, l'espressione della la corrente I, funzione del tempo T, sarà dato da un valore limite, cioè l'espressione che sarà data dalla tensione Bm diviso il valore della resistenza R, per 1 meno E elevato a meno T su tau. Penso che qualcuno di voi forse ricorderà questa cosa qui. Allora, Vm diviso R è il valore della corrente a regime, cioè, forse è il caso di disegnarlo un poco meglio, facciamo pure qui. Così prendiamo un po' di fiato. Quindi questo qui è il tempo T, questa qui è la corrente I di T, il valore di regime è questo, ed è uguale a Vm diviso R. Ci rimane semplicemente da definire il valore della costante di tempo T, tau. Il valore della costante di tempo è quel... intervallo di tempo che tangente, prendiamo la tangente in questo punto, la intersechiamo con il valore di regime, troviamo questo punto qui, questo intervallo di tempo T qui è tau. Che naturalmente sarà uguale a L su R. È direttamente proporzionale al valore dell'induttanza e ovviamente inversamente proporzionale al valore della resistenza. Quindi abbiamo definito un pochino come può variare il valore della corrente quando viene applicato ad una LR un valore di tensione a gradino. Naturalmente siamo partiti da un valore di corrente che è uguale a zero, però potevamo benissimo partire da un valore di corrente diverso. Per esempio, se la corrente fosse stata uguale, che ne so, alla metà di Vm su R, la metà di Vm su R si trovava più o meno qui, giusto? Allora, in questo caso qui, naturalmente avremmo avuto un... basta, diciamo così, trasferire il diagramma, il sistema di assi cartesiani in questo punto qui e naturalmente avremmo avuto uno sviluppo di corrente che è uguale a questo. Certo, ma il disegno lascia molto a desiderare, però... Comunque, a parte queste considerazioni su come si sviluppa la corrente in base a un gradino di tensione su una rete LR,
Quello che è importante osservare è che, cancello subito questo diagramma per cercare di ridisegnarlo di nuovo in modo più comprensibile, spero. E che se l'intervallo di tempo durante il quale viene considerato il gradino di tensione è molto piccolo, quello che assistiamo all'inizio, quindi nel tempo t i di t, è una crescita lineare della corrente. Quindi se l'intervallo di osservazione rimane limitato, quello che osserviamo qui è una crescita lineare della corrente. E la derivata con la quale, cioè il gradiente con la quale questa corrente sale, è naturalmente proporzionale alla tensione Vm inversamente proporzionale all'induttanza L, direttamente proporzionale alla resistenza R. Quindi il gradiente di questa roba qua, ovviamente si può fare la derivata di questa grandezza qui, si può fare la derivata di questa grandezza e vedere quanto vale la derivata di questa espressione nel punto, nell'origine. Quindi se vediamo ora che cosa succede applicando invece una serie di impulsi. Noi ora abbiamo capito come si sviluppa la corrente all'interno di una rete LR e vediamo che cosa succede se applichiamo una serie di impulsi di questo tipo qui ad una rete formata da una L e da una R. Cosa succede alla corrente? Allora, la corrente è questa, I, la tensione che applichiamo qui è V, e questa qui è la tensione P nel tempo T. E allora, se inizialmente la corrente è uguale a zero, la corrente comincerà a crescere linearmente in questo tratto qui e poi a decrescere linearmente in quest'altro tratto qui. Come vedete, qui assume un valore di corrente, potrebbe assumere un valore di corrente che è diverso dal valore iniziale. Qui il valore di corrente non è diventato uguale a zero, perché voi sapete che naturalmente la corrente decresce all'interno di questo circuito LR in modo esponenziale smorzato e raggiunge lo zero soltanto dopo un tempo molto molto grande, no? Quindi sicuramente non raggiunge il valore nullo. Dopodiché risale di nuovo con la stessa pendenza che aveva qui, quindi questo segmento è parallelo a questo, e continua l'evolversi di questa corrente fino a raggiungere un valore di regime. Quanto vale questo valore di regime? Non si sa, lo vedremo nella diapositiva successiva. Ok, questo è un esempio di una rete RL, è stato tratto da una simulazione fatta con Cospice, dove la tensione V con 1, la tensione V con 1 è una tensione fatta così. Ossia, ha un determinato periodo T e
e ha un valore pari a 100 volt massimo, vedete 100 volt massimo, un duty cycle pari al 10%, cioè un duty cycle pari a 0,1, quindi D è uguale a 0,1, e come vedete ho cercato di fare l'intervallo di tempo durante il quale la tensione B è uguale a 100 volt un decimo rispetto a T. Forse non ci sono riuscito, però insomma, l'intenzione era quella. Poi abbiamo un valore di resistenza pari a 10 ohm, l'intervallo di tempo T espresso come l'inverso della frequenza F di commutazione è uguale a 1 su 50 kHz, quindi è un intervallo molto breve. Possiamo anche individuare questo valore di, facendo dei semplici calcoli. Questo è 1 diviso 50.000. Se fosse stato 1 diviso 100.000 sarebbero stati 10 microsecondi. Siccome 1 su 50.000 vuol dire che sono 20 microsecondi, quindi T è uguale a 20 microsecondi. Capite? Insomma, è un intervallo davvero molto piccolo. Ora, questa tensione che io ho disegnato qui, questa, la tensione V1, la vediamo in questo diagramma su questo segnale. Come vedete sembrano tanti piccoli impulsi, perché sono effettivamente molto fitti tra di loro e non si individua, diciamo quest'area qui non si vede, perché sono molto molto stretti tra di loro, però ci sta, vi assicuro che ci sta. Abbiamo detto qui c'è una resistenza di 10 ohm, qui c'è un'induttanza di 1 mH, e qui è stata inserita una tensione continua pari a 3 volt. Ok? 3 volt soltanto. Allora ci chiediamo, primo, quale sarà il valore di regime della corrente? Il valore di regime della corrente è il valore medio della corrente I trascorso un intervallo di tempo sufficiente a far stabilizzare appunto questo valore medio. Quindi il valore medio I di T. E naturalmente che cosa significa? Guardate che l'induttore L con 1 è un elemento reattivo, giusto? Cioè un oggetto che è in grado di accumulare energia. Tutti gli elementi reattivi, una volta raggiunto una situazione di regime, vuol dire che tanta energia ricevono in un certo intervallo di tempo, tanta energia devono cedere nell'altro intervallo di tempo, perché non possono ovviamente accumulare energia all'infinito. Questo è un dato di fatto sul quale non ci piove. Quindi questo vuol dire che il valore medio di tensione V medio di tensione ai capi dell'induttore deve essere uguale a zero. Vi ricordo che l'energia che si accumula all'interno di un induttore è uguale a 1/2 L per I al quadrato, giusto? Quindi questo che cosa significa? Significa che il valore di corrente medio all'interno di questo induttore alla fine tende a stabilizzarsi e il valore di energia medio all'interno dell'induttore continua ad essere sempre lo stesso. Allora, in questo segnale qui invece è indicata l'evoluzione della corrente.
All'inizio la corrente comincia a crescere, ma arrivata a un certo punto raggiunge un valore medio. Questo valore medio qui, il valore medio della corrente, sarà uguale alla tensione V con 1. Ecco, mo esco fuori dalla pagina, quindi non posso scrivere. Disegno qui. Il valore medio di corrente I di T sarà uguale alla tensione V con 1 per D meno la tensione E, semplicemente diviso il valore di resistenza R con 1. Andiamo a vedere quanto vale. Allora, V con 1 al 10%, 100 volt al 10%, vale 10 volt. Meno 3 vale 7. 7 diviso 10, 0,7, cioè 700 milliampere. Quindi il valore medio di corrente che c'è qui è di 700 mA. Quindi, come vedete, nel calcolo del valore medio della corrente a regime, non in questa formula qui, non è presente il valore dell'induttore. E tutto questo ragionamento vale solo se l'intervallo di commutazione è sufficientemente piccolo da poter supporre i tratti di corrente tutti di tipo lineare. Ugualmente posso dire vale soltanto se l'induttanza L con 1 è abbastanza grande, cioè la costante di tempo tau L su R è abbastanza più grande dell'intervallo di tempo T. Quindi o L su R è maggiore, è molto maggiore rispetto a T, oppure T è molto minore rispetto a L su R, fate voi come preferite. Quello che abbiamo disegnato, noi assistiamo a due fenomeni paralleli. Il primo, la situazione a regime. La situazione a regime noi la calcoliamo come I medio, lo ripeto ancora, I di T, valore medio, uguale la tensione V, questa, la tensione massima, M, V, M, per il duty cycle D, diviso il valore di resistenza R, che è questo. Dopodiché assistiamo a fenomeni transitori dove invece interviene il valore di L. Quindi c'è un calcolo che noi possiamo fare sui valori medi a regime che è assolutamente indipendente da quello che succede al transitorio. Il valore di corrente è ricalcolato con questa espressione qui. Tanto è vero che se cambiassimo il valore di L in questa espressione qui, il valore di corrente a regime rimarrebbe sempre lo stesso. Facciamo questa prova, quindi andiamo nel, mettiamo che so, raddoppiamo il valore di L, mettiamo 2 per 10 alla meno 3, rilanciamo la simulazione e vediamo. Naturalmente dovremo aspettare un po' più di tempo, quindi aumentiamo anche il tempo di simulazione, raddoppiamolo, arriviamo a 800 se non addirittura 1000,
e osserviamo che il valore di regime della corrente rimane sempre 1 ampere. Quindi, come vedete, è indipendente dal valore di L. Invece, che cos'è che è cambiato ora? È cambiata la distanza a regime tra il valore massimo e il valore minimo. Mentre prima era più ampia, ora è diventata inferiore. Quindi i fenomeni transitori sono sostanzialmente governati dall'insieme della resistenza e dell'induttanza, mentre i fenomeni a regime, le correnti a regime, sono legate soltanto alla tensione massima, al duty cycle e alla resistenza R. Va bene? Ci sono domande? Quando intendo tra distanza tra valore massimo e valore minimo, intendo questa distanza qui, da qui a qui. Questa delta I. Inoltre, questa distanza, per poter valutare questa distanza, andrebbe pesata rispetto all'ampiezza complessiva del valore medio. Quindi, per valutare questa distanza, si definisce una grandezza che si chiama ripple, che è uguale a I massima meno I minima, le indico così, diviso il valore medio della corrente I. Anche questa a volte viene espressa in termini percentuali, come succede per il duty cycle. Comporta sostanzialmente una riduzione del ripple a regime, e di solito la presenza di questo ripple a regime non è una cosa gradita, non è una cosa, è una variazione della corrente a regime può non essere una cosa particolarmente gradita, perché ad essa si legano poi fenomeni dissipativi. Se ci sta una variazione di corrente, c'è anche di solito una forte variazione di tensione ai capi dell'induttore, e quindi questo automaticamente potrebbe comportare all'interno delle macchine elettriche o dei carichi ohmico-induttivi delle perdite nel ferro maggiori. Può comportare delle correnti, degli fenomeni di addensamento di corrente all'interno dei conduttori. Quindi, no, questo, allora, se noi aumentiamo l'induttanza L, riduciamo il ripple. E quindi diciamo, aspetta, siccome al ripple sono associati di solito fenomeni dissipativi, un aumento dell'induttanza comporta una riduzione del ripple e quindi un miglioramento della qualità della corrente in uscita. A questo punto ho parlato di qualità della corrente in uscita proprio perché a ripple sono legati i fenomeni dissipativi, che a noi non ci piacciono di solito. Se poi il fenomeno dissipativo fosse desiderato, e allora l'aumento del ripple comporterebbe un miglioramento della qualità della corrente in uscita, chiaro? Quindi, di solito non lo è, evidentemente. Quindi il ripple della corrente in uscita è legato all'induttanza L. Come ultima prova, aumentiamo ulteriormente il valore dell'induttanza, la portiamo a 4. Contemporaneamente aumentiamo anche l'intervallo di simulazione, lo quadruplichiamo, e lanciando la simulazione, dovremo aspettare un po' più di tempo, osservate che il ripple alla fine si è ridotto ulteriormente. Ora facciamo l'esempio opposto, riduciamo l'induttanza, prima all'inizio delle nostre prove era 1, questa volta la mettiamo a 0,5, quindi la riduciamo,
non modifichiamo, modifichiamo, mettiamo 800, ritorniamo in questo caso qui a 800. Sì? E ora verifichiamo, ora verifichiamo questo. Ora, se invece faccio un valore di induttanza pari a 0,5, quindi ho ridotto il valore di induttanza, vedete che io raggiungo molto rapidamente il valore di regime, ma con un ripple estremamente ampio. Addirittura posso anche provare, a questo punto non mi serve andare a osservare intervalli di tempo particolarmente ampi, potete anche osservare come qui ora ci mettiamo 0,2 e qui ci mettiamo 100, come comincia a evidenziarsi l'andamento esponenziale della corrente. Non sono più tratti rettilinei come avevamo fatto all'inizio, come avevamo approssimato all'inizio della nostra forma d'onda. Anzi, proviamo ora a farla diventare ancora più accentuata questa cosa. Cerchiamo di osservare un intervallo ancora più piccolo. Si vede chiaramente come sia il tratto in salita che il tratto in discesa sono evidentemente non più rettilinei ma curvilinei, e sono degli esponenziali smorzati. Rimettiamo di nuovo i valori originali, cioè 1 per 10 alla meno 3 come valore di induttanza, quindi 1 millihenry. Poi osserviamo l'intervallo di tempo pari a 100, erano 100, 100 microsecondi. Proviamo a modificare il duty cycle. Anzi, mettiamo un valore in intervallo di tempo anche maggiore, erano 400, giusto? Erano 400 microsecondi. Allora, se poniamo un duty cycle pari al 20%, quanto vi aspettate che valga la corrente al regime? Domanda? Vale la tensione massima per il 20% diviso R, cioè il 20% di 100 volt, quant'è? 20 diviso 10, 2, quindi la corrente a regime dovrebbe valere 2 ampere, e infatti si assesta il valore a regime intorno ai 2 ampere. Proviamo a mettere un duty cycle del 50%. E la corrente si assesta intorno a 5 ampere. E così via. Quindi abbiamo visto che il valore di regime è proporzionale al duty cycle. Ok? Ora, se cosa può succedere se molto lentamente facciamo variare il duty cycle? Però deve essere una cosa lenta, perché noi dobbiamo aspettare in qualche modo un intervallo di almeno 400 microsecondi affinché, quando uno dice molto lentamente tutto è relativo, mi riferisco a un intervallo di tempo sufficientemente ampio rispetto all'intervallo di commutazione. L'intervallo di commutazione qui l'abbiamo fissato a 20 microsecondi, ok? Ora proviamo a far variare il duty cycle con continuità. Noi abbiamo dato soltanto dei valori costanti, però deve essere una variazione molto lenta. Quindi facciamo anziché applicare un generatore di impulsi,
dovremmo qui adottare una tecnica per variare il duty cycle con continuità.